Un provvisorio secondo posto meritato per l'audace Cerignola che vince e convince contro la vicecapolista Latina. Battuta per 2-0 nella nona giornata della Lega Pro Calcistica. Al Monterisi, di fronte a 2000 spettatori, i gialloblu Ofantini giocano una gara frizzante e mai noiosa. A scaldare l'adrenalina ci pensa Martinelli dopo 2 minuti, perfetto lancio per Malcore in fuorigioco. Poi primo acuto ospite, con la punizione di cittadino Perrocchi, ma Krapikas para. Al decimo, prima palla gol ospite. Su angolo di testa, Paganini si vede respingere il tiro di pugno dal portiere Ofantino. L'Audace passa in vantaggio al 22esimo. Un'azione partita da un angolo ospite e respinta dalla difesa Ofantina consente ad Ausilio di correre solitario in contropiede e trafiggere il portiere con una rasoterra di precisione e giustezza. 1-0. In 3 occasioni i padroni di casa falliscono il 2-0, 2 volte con Malcore e verso il finale della prima frazione con D'Andrea. Ripresa sulla falsa riga del primo, ancora D'Andrea sfiora la rete per 2 volte, al secondo e al quinto. Poco prima del quarto d'ora, occasione gol per il Latina. Fabrizi da lontano fa finire il pallone di pochissimo fuori. Fra occasioni gol sprecate da ambo le parti, i padroni di casa trovano il 2-0, con un'azione personale di Rizzo che infila rasoterra. Esplode il Monterisi di gioia. Nonostante i 5 minuti di recupero e il forte arrembaggio dei laziali, la partita si chiude qui. Secondo posto provvisorio in classifica, in attesa del completamento del turno per i gialloblu. Esaurite le feste della vittoria, tornano a concentrarsi sulla prossima sfida di campionato, il prossimo 29 ottobre, in trasferta contro l'Avellino dell'ex Pazienza.